Tornando alla home page del sito, vi faccio vedere che si può anche invece fare il giro inverso, ovvero cercare opere. Quindi, tornando alle mie slide, queste, come si trovano opere sotto licenza Creative Commons? Cioè, c'è un apposito motore di ricerca. Cioè, Creative Commons ha creato un motore di ricerca che trovate qua in alto, Search for CC Images. Ci manda un suo motore di ricerca che in realtà non è un vero motore, ma è un metamotore, cioè lui cerca a sua volta su altri motori, ma applica dei filtri che sono questi. Search for content to reuse. Cioè, quindi cerca contenuti da riutilizzare, che possono essere utilizzati. E vedete che i filtri sono questi: I want something that I can, cioè io voglio qualcosa che si possa utilizzare commercialmente, sì, no, o modificare, adattare, sì, no. Se io li clicco tutti e due, lui mi manderà a contenuti, non so, qua mi serve un'immagine, Duomo Novara. Non so, devo fare una brochure per un evento e mi serve un'immagine del Duomo di Novara che io possa utilizzare, che possa modificare e possa usare commercialmente. Allora, facendo così, lui mi va a cercare solo immagini, vedete? Posso anche filtrare le singole licenze, quindi solo immagini che abbiano, vedete, queste caratteristiche. E poi mi fa scegliere anche l'archivio in cui andare. Questi qua sono tutte fonti che hanno immagini. Flickr, ad esempio, vabbè, è uno dei grandi. Ah, ecco, guardate, mi fa filtrare anche l'immagine per formato. Per dimensione, guardate che bello, un sacco di cose, e poi faccio ok, mostrami i risultati e lui mi ha detto nulla perché abbiamo detto, abbiamo scelto una cosa forse troppo, mettiamo l'uomo di Milano sicuramente perché non ce ne sono, attenzione, su Flickr non ci sono, impossibile. Togliamo un po' di filtri. Eccole. Vabbè, ho tolto un po' di filtri. Probabilmente avevo chiesto troppo. Però ecco, queste sono già immagini del Duomo di Milano. Forse adesso vengono fuori anche con Novara. Vediamo un po'. Sì, ok, visto. Qualcosa è arrivato. Queste sono già filtrate. E quindi queste hanno già delle caratteristiche che trovate scritte qua in alto. Una cosa importante che volevo farvi notare è che in realtà la stessa cosa la fa Google. Google Immagini. Allora, cerchiamo Duomo Novara su Google, quindi con il browser normale. Ok, questo è Google. Vado su Immagini, Google Immagini. Guardate che cosa succede. Cosa compaiono qua in alto? Dei filtri, no? Già abbiamo un po' di filtri, però possiamo fare strumenti. Scusate, la connessione è molto lenta perché siamo in streaming. E abbiamo i filtri che più o meno c'erano anche prima. Tra cui cosa? Guardate qua, diritti di utilizzo. Tutti, licenze Creative Commons, licenze commerciali e altre licenze. Se io vado su licenze Creative Commons, lui mi dice, ok, vedete, mi fa vedere solo quelle con licenza Creative Commons. Oppure diritti di utilizzo, licenze commerciali e altre licenze. Quindi questa attività qua viene già fatta anche da Google. È chiaro che il motore di ricerca di Creative Commons è molto più preciso perché ci permette di calibrare, cioè di scegliere la singola licenza, di scegliere la singola. Anche il singolo repository in cui andare a prendere le immagini. Ok? Torno alle slide, in realtà era semplicemente uno screenshot. Qua vi ho fatto vedere appunto uno screenshot forse un po' vecchio perché adesso hanno messo licenza Creative Commons esplicitamente e basta, nel senso che siamo arrivati alle 12:30, quindi l'orario è io volevo arrivare fino a qua, però mi ero tenuto un bonus track, una parte finale sull'open access e la letteratura scientifica. Trovate tantissimi miei corsi video sull'open access, quindi vi rimando a quello che c'è lì su questi corsi. Lasciatemi dire solo una cosa, che l'open access
secondo la dichiarazione, quella più accreditata di Open Access, quella che ormai è stabilita dal 2003 nella dichiarazione di Berlino, prevede che ci siano due caratteristiche perché un contenuto possa essere definito open access. La seconda è molto più relativa proprio alla gestione biblioteconomica dei contenuti, la lascio a voi, la lascio leggere, ma quella che interessa a me, la 1, la prima, è il fatto che ci sia una licenza open, quindi non è open access ciò che è liberamente scaricabile dal sito di una casa editrice, perché non basta, ci vuole anche una licenza, vedete, ci vuole che l'autore ed il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto di accesso gratuito, irrevocabile, guardate quante cose devono garantirvi. Il diritto di accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo, mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Quindi delle nostre 6 licenze, 6 più 1, le uniche che rispettano il concetto di open access sono queste. Sono la CC0, l'attribution, lo share alike, e l'attribution share alike. Forse in alcuni casi, ad alcune condizioni, si può accettare una no derivatives, ma di certo tutte le non commercial e altre licenze simil proprietarie degli editori non vengono considerate come licenze open access. Basta sull'open access, purtroppo ho detto solamente questi 2 minuti, però è un tema che riguarda più che altro le biblioteche scientifiche universitarie. Confido che abbiate, come dire, imparato cose, vi siate trovati bene, abbiate apprezzato l'approccio e queste stesse slide e questi video sono a loro volta sotto licenza Creative Commons Share Alike, che è questa. Vi aspetto sui miei canali social, spero.